oggi Conte ha lanciato l'agenda Meloni, nel senso che ha scritto qual è l'agenda della Meloni: taglio al reddito di cittadinanza, riduzione della possibilità di rivalutazione delle pensioni, tutta una serie di cose che non sono proprio ottime. E quindi c'è un'agenda Meloni che potrebbe essere addirittura peggio dell'agenda Draghi. Allora, primo quesito di oggi: secondo voi è peggio l'agenda Meloni o l'agenda Draghi? Già Draghi aveva iniziato ad assaltare le misure più utili fatte dal Conte 2, perché c'era all'epoca l'agenda Conte, l'agenda ecologista e progressista. Poi Renzi fece cadere il governo Conte. Ricordiamoci un po' di storia, che a noi italiani un po' di memoria ci serve, perché ci fa difetto. Siamo un paese senza memoria e soprattutto a volte disattento, che non studia, che parla un po' a vanvera. Questo guarda gli italiani, e poi ecco perché abbiamo dei leader che parlano a vanvera in modo incredibile. Allora, cosa ha scritto Conte? Ha scritto, guardate, queste sono le cose che la Meloni si è messa in calendario, l'agenda Meloni, le cose da fare, ed alcune le sta già facendo non buone. E invece di ridurre le bollette sono state ridotte, le accise sono state aumentate, quelle proprio sui carburanti, quelle che la Meloni stessa aveva chiesto ai governi precedenti di azzerare, addirittura lei le ha aumentate. Poi ha messo nel conto di tagliare il reddito di cittadinanza in modo serio, notevole. Addirittura sul super bonus c'è una posizione pessima. Quindi l'agenda della Meloni rischia di essere ancora più impopolare contro i poveri dell'agenda Draghi, che già insomma era abbastanza discutibile. Quindi che pensate di questa agenda Meloni? E poi ancora su questo tema c'è oggi questa posizione di Renzi, il solito Renzi, che ha detto: io non sono la ruota di scorta del governo. Allora la domanda è: secondo voi Renzi lo ha detto perché non è la ruota di scorta e quindi fa l'opposizione, o perché lui non è una ruota di scorta, perché è una di scorta, ma è una delle ruote principali? Cioè, lui fece cadere il governo Conte, ha portato al governo Draghi, oggi sta cercando di diventare un sostenitore vero a pieno titolo del governo della Meloni. Quindi secondo voi questo Renzi insieme al suo socio Calenda stanno alla maggioranza o all'opposizione? E perché lui oggi si sente in obbligo di dire che non è la ruota di scorta? Perché vuole essere la ruota principale, non la ruota di scorta? Vuole essere invitato a far parte direttamente del governo della destra? Queste sono le cose che vengono in mente quando vedi e senti queste cose. E poi il solito Salvini, perché nella giornata politica, anche di domenica, non si fanno mancare nulla. Oggi Salvini, secondo voi cosa è uscito? Allora, un giorno ha attaccato gli turisti e i giovani che vogliono pagare con la carta di credito al bar, e ci ha fatto fare una figura pessima a livello internazionale, al punto che adesso la Meloni sta iniziando a dire che il limite dei 60 euro forse è esagerato, dobbiamo cambiarlo, perché l'Unione Europea dice che questa legge italiana è a favore degli evasori fiscali. Ma insomma, ma è mai possibile che se io vado in un negozio e voglio pagare 50 euro con la carta di credito, il commerciante mi può dire no? Cioè, non accetta la carta di credito. E dall'altra parte addirittura c'è un ministro che dice che i giovani che vogliono pagare con carta di credito al bar sono dei rompipalle? Ma questo è un modo normale? Considerando soprattutto che gran parte dei turisti vogliono pagare così, quindi noi che facciamo? Sono a Roma, vedete, Piazza della Repubblica, grande città turistica, dobbiamo cacciare via i turisti? Salvini, facci capire di che cosa stiamo parlando. Siamo diventati un paese di quale? Del quinto mondo, perché nei paesi anche dell'Africa si può pagare con carta di credito. Dove ci vuoi far tornare indietro? In quale realtà del passato remoto dobbiamo precipitare? E oggi tra l'altro viene attaccato pure da Bossi, perché Bossi sta facendo la campagna contro Salvini, perché Salvini non è abbastanza nordista. Ma per favore, dovendo scegliere tra le agende Draghi e Meloni, portarle in bagno per usarle, ecco, Antonio ha usato una buona espressione: forse queste agende non hanno un uso utile dal punto di vista dell'uso dei cittadini. Ma torniamo a Salvini. Salvini oggi se ne è uscito con un'altra cosa: adesso vuole reintrodurre la leva militare.
vuole che i giovani facciano il servizio militare. Per mandarli dove? Per mandarli a combattere da qualche parte? Visto che continuate a pensare di aumentare l'invio di armi e l'investimento in spese militari invece che lavorare seriamente per arrivare alla pace. Quindi Salvini oggi ha proposto niente di meno un'altra cosa del passato. Torniamo alla leva militare, quindi non dobbiamo più usare le carte di credito perché chi usa le carte di credito è un rompiballe. Dobbiamo tornare alla leva militare, cioè i ragazzi devono partire per fare il servizio militare. Una cosa che è stata abolita ormai da anni e che se è stata e se deve essere sostituita è con un servizio civile, con un servizio volontario, con un servizio dei vigili del fuoco che noi dobbiamo ringraziare per il grande lavoro che stanno facendo ancora in queste ore nelle zone italiane devastate dall'emergenza climatica, non dal maltempo. E io vi chiedo di condividere ovunque l'indignazione quando sentite usare la parola maltempo. Perché i giornalisti o i politici che dicono che le frane a Ischia, il disastro adesso in provincia di Messina e prima a Genova negli anni scorsi e prima nelle Marche, che queste cose siano maltempo, è indecente chi lo dice. Perché chi lo dice, che succede, che fa? Aiuta quei politici che non prendono iniziative, che se pensano che è un normale maltempo non bisogna fare nulla. Se invece è cambiamento climatico, bisogna drasticamente ridurre i combustibili fossili, ma soprattutto investire tanti soldi e fare 10.000 cantieri e mettere in sicurezza l'Italia. Perché il tema anche di Ischia non è solo l'abusivismo edilizio, e io sono uno che ha votato sempre contro tutti i condoni, ma il tema di Ischia è la tragedia del cambiamento climatico e la mancanza di manutenzione. E questo riguarda tutto l'Italia, quindi la colpa è di chi non fa le manutenzioni, non solo degli abusivi che devono ovviamente rispondere degli illeciti e soprattutto anche quando costruiscono case nei greti e poi finiscono in tragedia. Renzi e Calenda inaffidabili, la manovra è un disastro, Robin Hood all'incontrario. Bravo, bravo Tommaso. Esattamente. Questa manovra è una manovra che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Toglie ai poveri per dare agli evasori fiscali. Allora, è evidente che non funziona una manovra così. E la Meloni dovrebbe innanzitutto, per esempio, dirci perché non è andata a Ischia. Cioè io mi aspetto che la Presidente del Consiglio vada in un luogo di un disastro così importante. Questo a prescindere da quali posizioni politiche ha. Deve andare e deve fare degli interventi drastici per la lotta al dissesto idrogeologico. Io me lo aspetto, glielo chiedo e sono convinto che tutti dobbiamo pensare che il governo deve agire su questa materia. Quindi, oggi, insomma, prima domanda è Calenda e Renzi. Renzi in particolare, perché oggi è Renzi l'esponente che si è esposto, diciamo così. Renzi dice che lui non è una ruota di scorta. Boh, secondo voi è la stampella la ruota di scorta del governo o non lo è perché addirittura lui sta cercando di diventare componente di questo governo di destra? Perché questo è il dubbio che viene. Poi lui è sveglio, è simpatico, fa le battute, così, però la realtà è che lui in realtà ha preso i voti per essere contro il centrodestra e Calenda e lui stanno cercando di aiutarli. Scusate, quando si è votato il Presidente del Senato, chi ha eletto sto benedetto Ignazio La Russa, visto che Forza Italia non l'ha votato? Ma veramente scherziamo e non abbiamo capito che l'hanno votato il partito di Renzi e Calenda? E forse anche qualcuno del PD? Ecco, è evidente che quindi c'è un modo sballato di prendere in giro gli elettori e non è una cosa seria. Bisogna fare in modo di avere un'opposizione molto dura, molto tenace. E poi ancora, la Meloni attacca Draghi adesso. Altra cosa, non aveva detto che Draghi era il migliore. Adesso dice che su 55 obiettivi del PNRR, voi ricordate, il PNRR sarebbe il grande investimento che l'Unione Europea ha approvato, però del nostro paese, si chiama recupero, rinascita, tutto quello che volete. Comunque la realtà è che Conte ha fatto una trattativa faticosissima, di cui tutti gli hanno dato merito, salvo adesso che tutti lo criticano. Renzi soprattutto l'ha voluto far cadere, questa è la cosa più grave secondo me, perché l'ha fatto cadere per sostituirlo con un governo Draghi, è stato un disastro. Ma Conte, tornando a Conte, fa una grande trattativa all'Unione Europea e ottiene per l'Italia il maggior numero di risorse di tutti i paesi europei. Questi soldi, oltre 200 miliardi di euro, vanno spesi per questo piano nazionale di ripresa e resilienza.
PNRR, che sentite sempre questo piano. Ci sono una serie di obiettivi, 55 obiettivi, quindi cose che l'Italia deve fare per ottenere i soldi, perché poi questi soldi sono previsti, ma per ottenerli ogni volta devi raggiungere dei traguardi, chiamiamoli così. Ebbene, sono 55 traguardi da raggiungere entro la fine di quest'anno. Il governo Draghi, che era considerato il governo dei migliori, e Conte veniva accusato di essere troppo drastico perché lui diceva che invece quel governo doveva migliorare, doveva fare. Vi ricordate i 9 punti quando Conte va da Draghi e gli dice: scusa, ma vuoi lavorare sulla transizione ecologica? Vuoi sostenere i più poveri? Vuoi fare queste riforme? Queste le cose che chiedeva, non è che era un pasdaran della rivoluzione che era andato a chiedere che cosa. Oggi la Meloni, che prima ha detto che Draghi era bravo e che Conte non era bravo, tante accuse, oggi dice, che dice la Meloni? Oggi che giorno è? È il 4 di dicembre, mancano meno di 30 giorni alla fine dell'anno e del mese. Adesso la Meloni che cosa ha pensato? La Meloni dice che Draghi le ha lasciato 30 obiettivi in ritardo, cioè su 55 obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno, Draghi ne aveva risolti solo 25. E allora scusa, ma Draghi non era il migliore? E sarà il peggiore quando li risolveva. E la Meloni ci ha messo 2 mesi per capire questa cosa. All'opposizione che faceva? Dormiva. E faceva l'opposizione. Ha detto poi in tutte le salse che Draghi però era molto bravo. Faceva un'opposizione, chiamiamola compiacente, perché ha sempre votato le cose importanti che Draghi voleva far votare, e ha fatto un'opposizione per prendere i voti dei cittadini che erano incazzati col governo Draghi. E ci sta. È tattica e... è una cosa che esiste. Ma adesso, il 4 di dicembre, la Meloni si accorge che Draghi le ha lasciato 30 obiettivi che dovrebbero essere raggiunti entro la fine del mese e lei non sa come fare. Allora, dai, due l'una. Draghi era il migliore o la Meloni non si è accorta di niente? La Meloni non era capace di fare opposizione, all'opposizione a maggior ragione doveva controllare cosa stava facendo il governo. Non se n'è accorta. Oggi la Meloni dice che Draghi le ha lasciato 30 obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno in ritardo. Complimenti. Allora aveva ragione Conte. Quando Conte da marzo criticava il governo Draghi, eppure era uno di quelli che l'aveva sostenuto, perché c'era stato l'appello di Mattarella, perché Conte era stato mandato via per colpa non solo ovviamente di Renzi, che è stato quello che ha fatto la battaglia principale, ma poi di altri, perché non è che solo Renzi poteva farlo cadere. Renzi ha fatto il possibile per farlo cadere, ma poi una parte del PD, quella più becera, ha fatto il possibile per andare verso un governo Draghi. Zingaretti, vi ricordate, si dimise perché disse che quel partito che lui guidava era una cosa pessima. Cioè, questo è il livello, ricordiamo, e quando dico che ogni tanto la memoria è fondamentale, perché come si fa a fare un giudizio delle persone se non abbiamo memoria di quello che è successo? Allora, la Meloni diceva che Draghi era bravo, adesso dice che Draghi gli ha lasciato 30 obiettivi su 55, quindi la maggioranza non raggiunti, quindi noi rischiamo che alla fine dell'anno vedremo la Meloni che dice: per colpa di Draghi non ho portato i soldi in Italia. E però è lei il presidente del Consiglio attuale, è lei la il, come le piace a lei chiamarsi, non ci interessa, ma lei guida il governo del paese, la responsabilità è sua, e quindi se ha problemi chieda consiglio a Conte, che è quello che i soldi li ha portati davvero in Italia. Non so se poi Conte gli vuole dare consiglio, però nell'interesse del paese, poiché Conte è un galantuomo, un nobiluomo, magari un po' di indicazione gliele dà. E almeno abbia l'umiltà di chiedere consiglio a chi il lavoro sul PNRR l'aveva avviato bene, a chi i soldi li ha portati nel paese. La gente si sorprende e dice: Alfonso, ma tu perché difendi tanto? Io non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, l'ho votato, sono un elettore del Movimento 5 Stelle perché ho ritenuto che sui temi dell'ecologia e di queste battaglie era comunque un movimento che ha fatto e ha seguito la linea dei Verdi che io ho fondato e che purtroppo pian piano si erano troppo allineati al PD o in altre storie, ma che comunque a me fa piacere comunque che esistano movimenti ecologisti. I 5 Stelle sono stati sicuramente il movimento più ecologico, insieme al lavoro che ha fatto la De Petris, insieme a Liberi Uguali
e prima a Sinistra Ecologia e Libertà. Quindi li sostengo, non sono un iscritto perché sono un cittadino indipendente, ho fatto tante cose, voglio avere la mia libertà di giudizio e mi aspetto anche che il Movimento 5 Stelle diventi ancora più forte e si radichi, abbia una capacità, come sta facendo Conte, di creare una nuova carta degli intenti, nuovi temi. Quindi non è che sono, non ho una posizione pregiudiziale, do dei giudizi, vedo Conte che da Presidente del Consiglio ha fatto alcune cose, di altre fatte per colpa della Lega si è scusato perché ha dovuto anche subire cose sbagliate e adesso sta cercando di mantenere la linea dritta su dire che cosa. Difendiamo il reddito di cittadinanza perché i cittadini meno abbienti hanno diritto in un paese civile ad avere un minimo di reddito e ricordo a tutti che la parola reddito di cittadinanza è stata scritta nel programma dell'Unione di Prodi su indicazione mia e di altri amici di altre formazioni politiche progressiste. Questo è stato, così nasce il merito che dobbiamo dare ai 5 Stelle a Conte e di averla realizzata. Noi abbiamo chiesto questa cosa perché cosa dicevamo? Che le persone che non avevano la possibilità di avere un lavoro degnamente pagato, perché è chiaro che molti andavano a lavoro nero, certo, se uno gli propone un lavoro nero a 400 a 500 euro una persona oggi può dire preferisco il reddito. E non è giusto, scusate, devono essere tenuti schiavi le persone, perché ci sono imprenditori mariuoli che fanno i loro comodi e vanno a danno dei imprenditori seri che pagano stipendi regolari. Perché questa norma è a favore degli imprenditori seri, non dei ladri. È ovvio che se viene utilizzata male, con dei trucchi, con degli imbrogli, con quelli che invece fanno il lavoro nero e cercano di prendersi il reddito, è un altro paio di maniche. In questo caso però sono truffe che vanno perseguite, ma non è che tu per queste truffe mandi sul lastrico le persone per bene e quelli onesti e poveri per di più. Allora Conte sta mantenendo questa posizione corretta, sta dicendo che sulla pace, che bisogna fare iniziative di pace, non si può continuare a mandare solo armi, non mi sembra una cosa strana. Sta dicendo che bisogna spendere bene i soldi del PNRR. L'altro giorno al convegno che io ho fatto con 150 giovani Ecodigital, Conte è venuto e ha detto una cosa bella, ha detto ci vorrebbe un cruscotto, cruscotto significa un monitor, va? In cui noi vediamo esattamente che succede sul reddito di cittadinanza. È quello che io chiedo ormai da più di un anno, quando ho detto usiamo la blockchain, usiamo il digitale, ma perché io cittadino non devo sapere quali sono questi benedetti 55 obiettivi e dentro quali sono i progetti? Si sta facendo quella strada in un posto X? Perfetto, voglio sapere. È partito il lavoro? Chi lo sta facendo? È fermo? Posso andare a controllare? Posso fare come cittadino, magari usando i droni, quello che facevano i pensionati in Emilia Romagna, che vanno a controllare se il cantiere funziona o meno perché è pagato con il denaro pubblico? Sono cose di cittadinanza attiva. Oh, viva Dio! Una cosa strana? No, una cosa civile, una cosa normale. Caro governo di centrodestra e anche caro Draghi, perché questo doveva essere partito già con quel governo. Quindi la Meloni si è accorta oggi che Draghi le ha lasciato 30 obiettivi su 55 non in condizioni tali da essere realizzate alla fine dell'anno. Complimenti. Che ne pensate? Era il governo dei migliori? La Meloni farebbe bene a chiedere consiglio a Conte? L'umiltà di chiedere scusa dopo tanti attacchi ingiusti e sbagliati a una persona per bene, che può fare cose giuste, cose sbagliate, ma sicuramente una persona per bene. E che l'altro giorno davanti a questi giovani, tra l'altro ha parlato 40 minuti, quindi andava pure di fretta, ma gli è piaciuto parlare. E allora Conte ha detto, servirebbe un monitor in cui tutti sappiano che succede il PNRR. Sono denaro pubblico. Tra l'altro una parte di quei soldi è a prestito. Quindi saranno rimborsati dalle future generazioni. Quindi abbiamo il dovere di spendere. Dobbiamo fare, dobbiamo lavorare con serietà, diffondere notizie vere, articolare e spiegare, non insultare. Poi è chiaro che io vedo che molti di voi stanno incazzati e devo dire, capisco pure quando uno sta un po' incazzato, però è importante essere chiari. Draghi effettivamente non ha lavorato benissimo a quanto pare, però quello che è grave è che adesso la Meloni dice di Draghi cose che quando era all'opposizione non diceva e anzi appoggiava le cose di Draghi. E invece Conte, che pure
accettando l'appello di Mattarella, eccetera, con grande fatica e sacrificio, devo dire, peraltro per il Movimento 5 Stelle, ha dato una mano a cercare il governo, però non aveva abdicato, non aveva rinunciato allo spirito critico e a dire le cose che non andavano. Ed è stato attaccato per questo, non vi dimenticate, noi 2 mesi fa abbiamo fatto delle elezioni dove innanzitutto il PD attaccavano tutti Conte, che era quello responsabile di aver fatto cadere Draghi e dell'agenda Draghi. Poi l'agenda Draghi è scomparsa, non si è capito manco cos'è, dov'è sta agenda Draghi. E oggi giustamente Conte ha iniziato a scrivere, per far capire ai cittadini che cos'è, l'agenda Meloni. Visto che si parla di agende, poi ogni tanto noi italiani ci innamoriamo di qualche nome, i giornalisti soprattutto. L'agenda Draghi non esiste, però l'hanno chiamata così. L'agenda Meloni in realtà è un modo per spiegare le cose sbagliate che sta facendo il suo governo, perché attaccare il reddito di cittadinanza o dire che le persone non possono pagare con la carta di credito in un negozio sotto i... Ma perché io sotto... Se ho 50 euro da pagare non posso pagare la carta di credito, ma dove siamo finiti? E dei giovani turisti che vengono in Italia, ragazzi che vengono a fare Erasmus da noi, vanno a un bar, hanno la carta di credito, vogliono pagare la consumazione con la carta di credito e vengono chiamati da un ministro, quello Salvini, dei rompi i palle. Ma che modo è? E noi vogliamo essere un paese avanzato. Io insegno turismo all'università. Lo insegno a Milano Bicocca, a Roma Tor Vergata, nella Federico II di Napoli. Ho degli studenti bravissimi, soprattutto donne, perché donne sono strepitose nel creare una capacità vera di progettare i sistemi turistici in Italia. L'Italia è un paese turistico fenomenale, ma certamente ci danneggia un ministro che dice che i turisti non possono pagare con la carta di credito in un bar o in un ristorante. Ma vi rendete conto che questi sono messaggi pessimi? Poi dice che ci prendono in giro sui giornali tedeschi, francesi, spagnoli e fanno apparire l'Italia come un paese, come dire, in mano veramente a un Pulcinella del Nord, con rispetto di Pulcinella che invece è una maschera napoletana di grande qualità. Ma veramente scherziamo? Ma come si può fare a dire che uno studente o un turista che vuole pagare con la carta di credito deve essere considerato un rompicoglioni? Ma ti sta portando soldi, benedetto Dio! Poi se vogliamo ridurre il costo per i commercianti della carta di credito, facciamolo, il governo perché non lo fa? Faccia in modo che sia il governo a assumersi il costo e dica che quei costi non devono essere pagati, anche se tenete presente che la media del costo per i commercianti italiani è la metà di quello dei commercianti di altri paesi europei. Quindi giusto per me metterla a zero, perché io voglio sostenere soprattutto i piccoli commercianti, quindi farei una differenza. La grande catena secondo me può pure pagare una tariffa, i piccoli commercianti mettiamogli a zero il costo del POS per la carta di credito. Però questo fa un governo moderno, non insulta i turisti e le persone che vengono in Italia e che vogliono pagare la carta di credito, visto che si paga con la carta di credito in tutti i paesi del Sud America, in tanti paesi dell'Africa, in tutto il mondo. Ma che figura facciamo? Veramente una figura da trogloditi, da gente arretrata che esce da qualche, che ne so, boh. Perché io sono stato in tantissime valli bergamasche del nord Italia e ci sono persone civilissime, quindi non fa onore Salvini nemmeno alle sue zone di provenienza, perché c'è un nord civile avanzato che anche nei piccoli paesi accetta la carta di credito. Quindi chi rappresenta questo modo di parlare? Allora, bene, penso di aver aggiornato un po' sulle attualità. L'attualità è che oggi Conte ha inventato l'agenda Meloni, nel senso ha inventato un modo di raccontare brillante, devo dire, per far capire che l'agenda Meloni sta impoverendo i più poveri, e che francamente è una cosa grave. Io mi sono ripromesso che quando me lo ricordo vi ricordo a voi che il giornale dei Vescovi Italiani Avvenire ha detto che il governo vuole scaricare 660.000 poveri. Io nella mia vita, nella mia attività, sono un attivista da quando avevo credo 13 anni, 12 anni, facevo già battaglie per avere il parco marino nel paese dove i miei genitori ci portavano d'estate. Quindi figuriamoci, quindi da tanto. Io in tanto tempo non ho mai visto il giornale dei Vescovi attaccare il governo, men che meno attaccarlo sui poveri. Cioè il giornale dei Vescovi, che quelli che poi con la Caritas eccetera si occupano davvero costantemente dei poveri, non a chiacchiere, ha dovuto dire al governo basta, fermatevi. Non dovete attaccare i poveri. Questo siamo. Bene, quindi, e voglio fare anche gli auguri a
al nuovo presidente eletto oggi dell'ARCI. L'ARCI è una grande organizzazione nazionale, appunto, di cittadinanza attiva, di club, di circoli, di iniziative su tanti aspetti. Ha fatto un grande congresso a Roma e ha eletto un nuovo presidente nazionale, a cui io faccio i complimenti. È il presidente della Liguria, che è diventato presidente nazionale. Quindi un saluto anche agli amici dell'ARCI. Bene, ho detto tutto, perfetto, non mollerò mai, bravissima Giovanna. Ringrazio tutti quelli che mi stanno seguendo. Vi ricordo la campagna che abbiamo lanciato, quella Eco Digital, transizione ecologica e digitale, che significa lavoriamo per evitare l'estinzione della specie umana nel pianeta, perché questo piccolo argomento, come dire, dovrebbe essere ogni giorno una priorità di tutti i governi del mondo. La campagna Eco Digital, chi vuole aderire deve scrivere a www.ecodigital.it. È un modo per essere informati su questa iniziativa. L'abbiamo rilanciata proprio con Conte l'altro giorno, ma devo dire stanno aderendo persone di tutti gli schieramenti, ma con un obiettivo: noi dobbiamo avere la transizione ecologica e digitale, dobbiamo fare in modo di spendere bene i soldi del PNRR, ma soprattutto dobbiamo evitare che le future generazioni non abbiano un pianeta vivibile su cui vivere. Questo lo state vedendo nelle varie drammatiche vicende dei piccoli cicloni, uragani mediterranei, perché quello noi stiamo vivendo in questo periodo, ma noi dobbiamo evitare che la situazione peggiori. Per farlo dobbiamo fare rapidamente, uscire dai combustibili fossili, usare le rinnovabili e innovare. Questo è molto 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 importante. Quindi www.ecodigital.it, con quelli che ci vogliono non solo seguire ma aiutarci a diffondere elementi, anche piccole azioni. Quindi già da spegnere le luci quando si sprecano, ma anche cose un po' più impegnative, perché noi possiamo essere il cambiamento. Il cambiamento oggi non lo fanno i governi, lo fanno soprattutto i cittadini e perfino alcune imprese innovative, non tutte, ma quelle che hanno capito che l'estinzione è un dramma per tutti, non solo per alcuni. Arrivederci e buona fine di domenica a tutti. Ciao.